tratto di un esercizio immaginario, di immaginazione, fatto da grandi poeti, da Leopardi, da grandi scrittori, però questa volta con l'aiuto della scienza, cioè come sarebbe il mondo senza di noi, senza esseri umani. Il messaggio non è nichilista, non è quindi facciamo meno degli umani che è meglio, ma al contrario è umanista. La Terra senza umani, secondo i modelli scientifici, diciamo che come primo elemento sorprendente scopri che la nostra vita è fatta di manutenzione, quindi senza esseri umani avresti le città che vanno in rovina molto velocemente, le metropolitane che si allagano, le case che si corrompono e poi via via se passano gli anni, poi i decenni, i secoli, capisci quant'è il tempo di deperimento dei materiali e così scopri che anche dopo millenni e millenni gli archeologi del futuro troverebbero tracce plastiche di noi, scorie radioattive. E perfino dopo milioni di anni, cioè la scala del tempo dei paleontologi, troverebbero ancora dei resti di inquinanti umani. Finché la Terra tornerebbe vergine, ma la sorpresa finale è che nel cosmo ci sarebbe ancora la sfera di tutte le trasmissioni radio-televisive che noi abbiamo emesso in questi decenni di TV e di radio. E quindi niente più umani sulla Terra, però qualche alieno, chissà, su Andromeda o qualche stella strana, con un ripetitore potrebbe sentire Pippo Baudo e tutte le trasmissioni radio-TV umane, il che è un po' paradossale. Il futuro dipenderà sempre più da noi ormai, l'evoluzione continua naturalmente, però continua con dei mezzi diversi da prima, noi non siamo più soggetti in modo stringente alle regole dell'evoluzione, la facciamo sempre di più noi per via culturale, tecnologica. Questo può essere meraviglioso, ci darà grandi possibilità di sviluppo, ma può anche essere molto rischioso perché è un processo veloce, difficile da controllare e non sempre ti rendi conto di quello che sta succedendo. Il riscaldamento climatico secondo me è un esempio classico del fatto che ormai da decenni che se ne parla, ma non riusciamo a convincercene. Non, come ha detto Jonathan Safran Foer nell'ultimo libro che sta per uscire, lo sappiamo che sta succedendo, ma non riusciamo a crederci. E questo è un grosso problema perché significa che potremmo intervenire troppo tardi.